Cisco che ci ha offerto la possibilità di un collegamento sicuro, in modo che questa conversazione che Domenico avrà con Lucia sarà sicuramente protetta e non potrà subire nessun tipo di hackeraggio o di incursione. Ci ho tenuto in modo particolare a essere presente qui per introdurre questa, sono certo, interessante conversazione, perché vorrei ringraziare personalmente, ma a nome di tutti i soci del Centro Studi Americani, Domenico Arcuri per il lavoro che sta facendo per tutti noi. Chi forse conosce un po' la mia storia professionale, sa che la gestione dell'emergenza è stata una costante nella mia attività nel mondo della sicurezza. Ma gestire l'emergenza in condizioni, diciamo, di normalità è difficile. Gestirla in condizioni drammatiche come quelle che ha dovuto affrontare Domenico, è ancora molto, ma molto più complicato. Ho avuto tra le tante avventure, anche quella del ruolo di commissario straordinario in una crisi che nulla aveva a che vedere con le difficoltà della crisi che invece in questi mesi abbiamo dovuto affrontare. E vi assicuro che fare commissario straordinario significa dover trovare momento per momento una soluzione, cercare di mettere insieme più esigenze diverse per individuare poi una sintesi che sia la più utile a risolvere i problemi che si producono momento dopo momento. E il commissario straordinario qualche volta diventa un po' anche il fusibile del sistema. Quindi dobbiamo essere grati a Domenico. Lo dico a nome di tutti i soci del Centro Studi Americani, ma lo dico anche a nome di tutti gli italiani. Trovare la soluzione più confacente quando poi soprattutto non si conoscono tutte le complessità del problema, naturalmente fa commettere errori. Qualche volta bisogna procedere per approssimazioni successive, qualche volta bisogna tornare indietro e avere il coraggio di dire anche: ho imboccato una strada che forse non era la migliore che imboccherò. Ecco, tutto questo il commissario straordinario lo fa da solo, assumendosi la responsabilità delle decisioni, e per questo voglio personalmente, ripeto, a nome di tutti noi, trasmettergli i sentimenti di gratitudine. Siamo al Centro Studi Americani, caro Domenico. Oggi, aprendo il giornale, abbiamo letto delle preoccupazioni di Fauci, al di là poi di quelle che sono state le contestazioni, diciamo in sede politica, anche negli Stati Uniti, previsioni che inducono a riflessione, a prudenza, a valutazioni ponderate e anche a prepararsi a dover affrontare altre ulteriori difficoltà. Bene, io credo che in questa sede non possiamo esimerci, e lo dico anche a Lucia, che avrà poi la conduzione della nostra conversazione, dal fare un raffronto tra quella che è stata la nostra esperienza e quella drammatica che stanno vivendo i nostri amici oltreoceano. Mi affido quindi alla professionalità di Lucia, alla pazienza di Domenico, perché sono sicuro che il dibattito che verrà fuori sarà utile a tutti noi per calarci ancora di più in questa drammatica realtà e mettere insieme ulteriori capacità di affrontare laddove ci fossero altri problemi. Grazie. Mi sentite? Vediamo. Sì, la sentiamo. Va bene. Allora,
Grazie Presidente Di Gennaro. Io andrei direttamente all'inizio perché abbiamo un'oretta di tempo. Vorrei con il commissario, pluricommissario a questo punto, Domenico Arcuri, che riuscite a battere anche il numero di commissari con se stesso. Abbiamo 40 minuti, più o meno 40 minuti, perché poi vorrei dare anche la parola ad alcuni colleghi che vogliono fare un paio di domande. Commissario, intanto riprendo lì dove ci ha lasciato il Presidente De Gennaro. Lui dice: ho fatto tante volte il commissario alle emergenze, so che si fa da soli, ma soprattutto ha detto: so che a volte significa sbagliare perché è un lavoro molto difficile, a volte significa saper tornare indietro. Un esempio di un suo errore e di un processo rispetto a cui è dovuto tornare indietro. Mi dispiace, ma la palla gliel'ha alzata De Gennaro Arcuri. Grazie, buonasera, grazie della possibilità di fare questa conversazione, grazie delle parole che il Presidente De Gennaro ha voluto esprimere. E io ho fatto un errore, quale un esempio di un errore? Ho fissato il prezzo calmierato delle mascherine troppo tardi, dovevo fissarlo prima. Però ho cercato prima di arrivare ad una decisione straordinaria, di trovare altre modalità per risolvere due problemi, mettere in condizioni tutti i cittadini di poter disporre di questi dispositivi che erano e sono dispositivi essenziali per la nostra vita quotidiana. Ad un prezzo normale e abbattere la vergognosa speculazione che era in corso. Quindi, per restare sintetico, avrei dovuto fissare il prezzo calmierato qualche tempo prima. Si è preso del comunista, per questa roba di fissare come stato, diciamo, il prezzo delle mascherine. Però aveva ragione il vecchio comunista Arcuri, o forse il mercato aveva più ragione, visto che in questo momento poi sono addirittura anche più basse, il prezzo delle mascherine è ancora più basso di quello che ha fissato lei? Intanto, possiamo dire che ci sono una quantità sufficiente di mascherine rispetto a quelle che servono. Ci sono numerosi canali concorrenti per la distribuzione, non solo le farmacie, ma anche i supermercati, anche i tabaccai. E diciamo che le mascherine possono essere acquistate da chi vive negli attici e da chi vive nelle portinerie. E questa è una cosa che non è né bella né brutta né giusta né sbagliata, è semplicemente basica e fa di una comunità normale. Quindi non Sì. so se questo lo fanno i comunisti, certo, o i liberisti, so che per fortuna è successo. Senta, adesso si prende un'altra grande, come dire, quella della scuola, che sicuramente le porterà moltissime altre polemiche, è fatale, insomma, e polemiche anche di natura ideologica, perché la questione, se c'è un settore che è ancora molto ideologico, è quello della scuola. Allora, intanto vorrei, visto che sono le prime ore del suo incarico, vorrei avere delle informazioni. La prima informazione è: lei ha fatto l'Annunziatella e la LUISS, due, un percorso completamente strano, eh? Allora, quali esperienze importanti le ha della sua scuola che pensa di dover assolutamente preservare col suo lavoro come prossimo commissario? Ma io penso che la scuola, prima di trasferire sapere, deve trasferire civismo e metodi di apprendimento. Questa è la mia esperienza fatta in due luoghi, come lei dice, molto diversi, però l'eredità che mi porto da entrambi non è tanto i libri che ho studiato, le cose che ho imparato, ma l'essere stato dotato
di un metodo è l'aver imparato a essere un cittadino, se ammesso che l'abbia imparato. Dobbiamo immaginarlo con la cappa e lo spadino, padrone. Io sono di Napoli, quindi so come girano quelli della Nunziatella. Avevo la cappa e lo spadino come tutti, poi ero un po' discolo, quindi non uscivo spesso. Spesso ero punito, come si diceva all'epoca. Però capitava. Questo la renderà simpatica ai ragazzi. Allora, ho visto una cosa. Entriamo nel merito. Nella bozza del decreto si indica che lei si dovrà occupare di, virgolette, ogni necessaria bene strumentale, compresi arredi scolastici utili a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021. Ci può dire esattamente cosa comprerà, di cosa hanno bisogno, perché dobbiamo capire di cosa hanno bisogno le scuole in questo momento, ecco, non tanto per il suo lavoro. Allora, l'obiettivo che il governo, non solo italiano, si è posto è quello di permettere la regolare riapertura delle scuole a partire dal 15 settembre per l'anno scolastico 2021. Questo ha alcune conseguenze, che l'apertura delle scuole non deve essere semplicemente dichiarata, ma deve avvenire con un gradiente accettabile di sicurezza. Questo ha delle implicazioni. Che cosa vuol dire un gradiente accettabile di sicurezza? Vuol dire che sarà necessario dotare la popolazione scolastica, quindi docenti, non docenti e gli studenti, di due requisiti che abbiamo imparato in questi mesi sono fondamentali per la sicurezza nostra e quella degli altri: i dispositivi di protezione individuale, cioè le mascherine, e un accettabile distanziamento. Vuol dire che non all'interno delle classi non sarà possibile l'assembramento o il non distanziamento che c'era fino alla sospensione delle lezioni dello scorso marzo. Questo significa che sarà necessario che le scuole vengano dotate di mascherine. Noi abbiamo già organizzato la possibilità di dotare del numero di mascherine quotidiano necessarie tutte le scuole d'Italia. Qual è questo numero? Scusi se la interrompo. Noi stimiamo che serviranno 10 milioni di mascherine al giorno. Al giorno. Queste mascherine verranno distribuite e rese a disposizione gratuitamente del personale docente, non docente e degli studenti. Quindi noi utilizzeremo una parte della produzione nazionale su cui tanto si è parlato, spesso si è favoleggiato, per garantire che 10 milioni di studenti abbiano tutti i giorni una mascherina gratis, a proposito di comunismo e liberismo. Dovremmo fornire dei dispositivi per la sanificazione, le scuole, i gel igienizzanti e quanto altro, lei sa, e poi dovremmo contribuire a rendere possibile il distanziamento. Che vuol dire? Vuol dire che bisognerà dotare le classi che non le hanno di banchi che hanno caratteristiche diverse da quelle che fino a ieri erano nelle scuole italiane. Sono reperibili tutte queste mascherine, va bene, ma per esempio i banchi di nuova generazione sono già tutti reperibili o ci sono delle ordinazioni che dovete fare apposta, no, allora, che avete chiesto già? Siccome noi, diciamo, non solo dobbiamo fare il nostro lavoro, che come lei sa è moderatamente complicato, ma dobbiamo anche fare un addendum del nostro lavoro e evitare che
si diffondano notizie, come si diceva quando eravamo giovani, false e tendenziose. Per evitare che si diffondano queste notizie false e tendenziose, noi stiamo per bandire una gara pubblica europea accelerata in modo da poter reperire sul mercato le attrezzature che ci servono, al di là delle fotografie che leggiamo sui giornali prima ancora di aver bandito una gara. Allora, quante aule servono? Quanti euro servono? Quante aule servono? Questo non ha a che fare col suo lavoro, ma lei ha un'idea? Ci sono 8 milioni di studenti, noi pensiamo che circa la metà di queste attrezzature dovrà essere reperita sul mercato perché non sono adeguate, l'altra metà è già adeguata. Sarà poi necessario fare un'organizzazione logistica complicata perché quante più attrezzature compatibili ci sono, tanto meno spazio servirà. Quanto meno attrezzature compatibili ci sono, tanto più bisognerà duplicare, triplicare, quadruplicare le aule. Quindi capisco dalla sua risposta che lei non sa al momento quanto spazio ancora serve, quante aule in più serviranno. È Non così? lo so, stiamo lavorando con il Ministero per capire di quante aule si è in condizioni di fruire rispetto a quelle che già sono attrezzate, perché all'interno dei plessi scolastici ci sono altri locali che possono diventare aule e non lo sono, e quanti banchi singoli, così la semplifichiamo, sono già disponibili. Quando capiremo quanti banchi ci sono e quanti banchi compriamo, capiremo quanto spazio serve e quindi quante altre aule in più. Anche questo è un lavoro suo, cioè anche lei dovrà reperire gli spazi o sarà fatto magari col Ministero degli Interni, con la Difesa, cioè sarà una cosa, immagino, una task force tra ministeri, no? E così è già in corso questo lavoro interministeriale, ma per evitare diciamo, non capitalizzare l'esperienza che abbiamo fatto tutti nei drammatici mesi di marzo ed aprile, tengo a dire che il mio lavoro rispetto a questo è cominciato 48 ore fa. E quindi Però insomma lei arriva sempre però in io sono corsa. abituato a prendermi. Esatto, arriva in corsa. Senta, lei si occupa anche dei test sierologici al personale, però ha già avuto un alt da alcuni settori della scuola, incluso i sindacati, ma non solo, dicendo va bene, ma non c'è sufficiente personale per portare avanti tutto questo, incluso tutti questi test. Non ci sono insegnanti a sufficienza per seguire queste procedure, non ci sono forse sufficienti, come si dice, componenti scolastici che si possano occupare dei test o possano seguirle da un punto di vista medico. Quindi sarà necessario fare, come è successo per la sanità, assunzioni, in corsa, no? Anche di personale sanitario interno o di gruppi specializzati che aiutino o sostituiscano gli insegnanti. Allora, noi stasera emaniamo il bando per una procedura pubblica europea per acquistare 2 milioni di test sierologici. Questi test sierologici saranno somministrati al personale docente e non docente prima della riapertura delle scuole. Perché questi test vengano somministrati, ci avvarremo del personale sanitario, dei medici di famiglia, delle ASL, dei distretti sanitari. E immaginiamo che questa operazione dovrà essere ripetuta nel corso dell'anno con delle cadenze che non sappiamo prevedere, ma che avranno a che fare con l'evoluzione della pandemia che non conosciamo. Quindi rispetto alla somministrazione dei test non servirà personale sanitario incrementale. Rispetto al rafforzamento del più complessivo sistema sanitario nazionale,
che è stato avviato con il decreto rilancio, sono previste anche, diciamo, numerose assunzioni di personale medico e paramedico, ma questo al di là della fattispecie della somministrazione dei test per garantire un rafforzamento, diciamo, straordinario del nostro sistema sanitario, che è arrivato fragile al coronavirus e che c'è il desiderio di restituire meno fragile quando il coronavirus. Senta, sempre su questi dettagli, so che è un'intervista un po' così dettagliosa, però lo sa che quando non si sanno le cose è inutile fare chiacchiere generali, prima è meglio avere i numeri. Questa è l'ultima delle domande dettagliose. I fondi, quanti soldi avete? Perché siamo sempre lì, nella bozza del testo si dice provvedere che, come dire, si provvederà nel limite, che lei è libero di provvedere nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del CDM a valere sul fondo emergenze nazionali. E fuori dal burocratese, che quanti soldi sono? Allora, io dispongo, ho disposto finora della quantità di danari che sono serviti a gestire l'emergenza. Questo significa che ho ricevuto successivi finanziamenti secondo quel meccanismo che la legge prevede. Ad oggi sono stati impegnati per l'emergenza da parte del commissario per acquistare dispositivi e attrezzature circa 1,5 miliardi. Abbiamo poi altre due fonti di finanziamento, le donazioni che sono state di alcune centinaia di milioni, anche in questo gli italiani hanno dimostrato di essere un paese straordinario, ha visto come l'ho detta bene, perché l'ultima volta hanno detto, sì, che io ero straordinario, invece ripeto per chi ci ascolta, gli italiani hanno dimostrato di essere un popolo straordinario. Poi posso aggiungere, così faccio una battuta, io sono italiano, quindi mi ci metto pure io. E i proventi che noi otteniamo dalla vendita dei dispositivi, noi diamo i dispositivi che produciamo a chi li vende a 0,50 centesimi ai cittadini al nostro prezzo di costo, e quindi abbiamo una innovativa fonte di ricavo che è figlia del trasferimento di queste mascherine. A questo però si aggiungono i fondi previsti per il rafforzamento del sistema sanitario dal decreto rilancio. Il decreto rilancio stanzia circa 1,5 miliardi per fare il rafforzamento degli ospedali post-Covid, che sono affidati al commissario, e a questo si aggiungeranno i fondi che mi daranno per l'edilizia, per le attrezzature scolastiche di cui dicevamo. Possiamo calcolare un 5 miliardi complessivamente? No. Possiamo calcolare 3 miliardi, sì. 3 miliardi, va bene. Beh, però io dicevo 5 miliardi perché magari arriva il MES. Lei che dice? Arriva il MES? Io non so se arriva il MES, so però che l'epidemia non è finita e noi non ne conosciamo l'epilogo. Comprendiamo che l'epilogo sarà quando ci sarà la possibilità di somministrare miliardi di dosi di vaccino ai cittadini del mondo che ne avranno bisogno. Noi non sappiamo quando questo accadrà, e quindi anche il ragionamento sulle quantità di denaro necessarie a fronteggiarla è un ragionamento per ora non definitivo. Su questo, se posso, non per fare o per provare a essere, come qualcuno mi dice, paternalista o peggio, preoccupante, non sono contentissimo, non sono contento nello stesso modo in cui lo ero
durante il lockdown del comportamento di fasce della nostra popolazione, trovo un comprensibile rilassamento complessivo e invece imploro che questo rilassamento sia un rilassamento consapevole, perché il coronavirus non è ancora finito non dobbiamo pensare che i dati di queste settimane possano, per qualche ragione che non conosciamo, restare costanti o addirittura migliorare nel prossimo. E, sì, rispetto a questo non so dire se e quante altre risorse serviranno. Sulla questione del MES rispondo per come posso, devo fare una premessa. Io non ho letto le condizionalità e se ci sono condizionalità all'utilizzo di questi finanziamenti. E siccome non le ho lette, posso farle un ragionamento soltanto rispetto al mio livello di conoscenza. Io penso che se il finanziamento degli investimenti necessari al rilancio di un paese vada valutato come il finanziamento di qualsiasi investimento, anzitutto e non solo in funzione del suo costo. Quindi se le condizioni per cui possano essere utilizzate queste risorse per il piano di rilancio del nostro paese nel settore sanitario e nei settori limitrofi a quello sanitario sono convenienti, io troverei irragionevole non utilizzarle. Però non conosco le condizioni. Poi sono anche italiano e la preoccupazione che in cambio del finanziamento di un grande programma di investimento si possa essere discussa la nostra sovranità è una preoccupazione che io non ho da quando si è cominciato a parlare del MES, ma che ho da almeno un decennio e qualche volta, diciamo, mi sono sorpreso a svegliarmi in un paese in cui, diciamo, in cambio dell'appartenenza ad una istituzione sovranazionale si era persa un po' della nostra sovranità. Caspita, quasi una critica al nostro rapporto, all'impostazione del nostro rapporto con l'Europa, commissario. No, è una critica alla nostra capacità, alla nostra atavica capacità di non risolverci i problemi a casa nostra. L'Europa è un mantra, è un, come dirle, è un riferimento imperdibile e rinunciabile. Prima di essere costretti a cedere un pezzettino piccolo a piacere di sovranità, c'è la possibilità di mettere a posto le cose con gli strumenti che ogni paese ha. E in qualche momento, come lei sa, noi non ne siamo stati capaci. È vero. Qual è stato il momento peggiore, in questo senso, secondo lei, dell'Italia in rapporto all'Europa? Beh, un momento che possiamo, diciamo, per essere generici, datare una decina di anni fa. Che è successo 10 anni fa? Non mi ricordo niente di preciso, mi aiuti. Ricordo di un governo d'emergenza. Stiamo parlando del governo tecnico, 2011. Di emergenza, neanche tecnico. Va bene, è interessante questa piega. Allora io giro tutto da un'altra parte l'intervista, visto che mi sembra disponibile a uscire un po' da questo suo ruolo tecnico. Ci sono pochi dubbi che, diciamo, ormai tutti non parlano d'altro, che la pandemia sta servendo e sta servita, continua a servire un po' come cartina di tornasole di tutte quelle che sono le forze, le debolezze globali e anche dei singoli paesi. Naturalmente io voglio fare un discorso ravvicinato sull'Italia. In particolare, secondo me, in Italia noi abbiamo sicuramente esposto al calore della pandemia una serie di debolezze politiche istituzionali del nostro paese, no? Credo lei sia d'accordo su questa mia valutazione.
Allora, io penso sinceramente che noi siamo stati particolarmente capaci di mostrarci comunità durante la fase più drammatica della pandemia. In qualche misura, in quei giorni, in quelle notti, per me anche inaspettatamente. Io porto con me una serie di immagini e di momenti che mi tengo per me, Quindi inutile chiedere. però quelle notti in cui io tornavo 3 ore a dormire dall'estremità settentrionale della città, fino al centro dove vivo, attraversavo questa città dolorante, desolata, impaurita, spettrale, e vedevo le bandiere nei balconi, diciamo, pensavo a quello che le ho detto. Quindi noi ci siamo dimostrati una straordinaria e in qualche misura inaspettata comunità. Lei sa che io tento di dire sempre quello che penso e quindi parlo sempre il meno possibile. Io ho ricevuto un sostegno, un conforto e un contributo totalizzante dal governo. Di nuovo, in qualche misura inaspettato. Fatto non solo di tecnicalità, ma anche di quelle componenti che nei momenti drammatici della storia tengono insieme gli uomini e le donne, che non sono solo carte, decisioni, videoconferenze, ma sono anche emozioni, amicizie, solidarietà. Dette queste due belle cose, noi abbiamo ereditato un'organizzazione complicata dello Stato, che, qua lei ha ragione, che in una circostanza così inaspettata e straordinaria, con la quale abbiamo dovuto fare i conti. Cioè, sta parlando dello Stato, il rapporto Stato-Regioni che è di fatto saltato, diciamo, in questa Noi circostanza. siamo un paese sostanzialmente federalista, nella sanità possiamo anche togliere sostanzialmente, per decisioni che chi c'era prima di noi ha preso, e questo nel corso dei momenti più bui dell'epidemia ha dovuto trovare degli equilibri in corsa. Come diceva il prefetto prima, nelle emergenze ogni 5 minuti devi prendere una decisione e 5 minuti dopo devi prendere una decisione su un tema del tutto diverso da quella di 5 minuti prima. L'organizzazione federalista del nostro Stato, con particolare accento nella sanità, diciamo, ha dovuto trovare degli equilibri. Come è finita? Alla fine Com'è noi. finita? Ah, noi siamo entrati io sono arrivato il 18 marzo, eravamo il secondo paese al mondo per numero di contagiati e malgrado un commissario statalista, oggi siamo l'undicesimo. Quindi siamo stati bravini tutti. Sì, aspetti, aspetti, commissario, qui non è inutile che stia sulla difensiva, no? Cioè, voglio dire che il nostro paese abbia poi alla fine fatto, diciamo, quasi un miracolo sul piano della cura, sul piano dell'intervento, ormai ce lo riconoscono tutti. Però nel fare questa cosa, quindi è inutile che sia difensivo, andiamo sul dato destruens, non costruens, perché quello che abbiamo di costruens magari continueremo a costruirlo. E proprio lei parlava dell'assetto istituzionale che è stato il più debole, no?
Allora, Stato Regioni è stato uno di questi, i punti. L'altro punto, secondo me, che forse potremmo indicare come entrato in difficoltà, è stata la capacità decisionale del governo centrale. Stia attento, non sto dicendo che è entrato in crisi il governo, è entrato in crisi rispetto, come dire, a quello di buono che facevamo, secondo me, sul piano della cura e dell'intervento sul territorio. Il governo, la sua capacità decisionale si è lentamente rallentata, cioè quasi progressivamente, arrivando forse a questi mesi in cui in qualche modo tutto è dilazionato. Lei ha detto che non sa ancora quante aule ci saranno in questo governo, cioè è una storia abbastanza rallentata questa. Sbaglio nella valutazione o è un dato di fatto? In America, che pure stanno in una situazione peggiore di noi, la decisione di come rientrare nelle scuole è stato già preso e il lavoro per cambiare l'organizzazione generale delle scuole è già al lavoro. Allora, io credo che uno dei punti di crisi è il rallentamento della capacità decisionale del governo in questo periodo, come si vede dal continuo rimandare delle cose. Giusto o sbagliato? Se lei singolarizza questi mesi, in questo mese è molto complicato che io le dica che non è come lei sta dicendo. Però quello che abbiamo detto prima, che lei considera difensivo, nella realtà è una parte importante di quello che stiamo dicendo adesso. Le faccio l'esempio delle scuole. L'organizzazione del nostro Stato che abbiamo ereditato fa sì che la potestà, me la faccia dire così, circa la istruzione, come lei sa, è dei comuni e delle province, così come per la sanità e delle regioni. Per quanto si può essere decisionisti, questa è una questione. Bisogna ogni volta cercare un equilibrio oppure un compromesso con chi ha, in funzione della sommatoria delle norme che abbiamo in vigore, diritto di primazia. Allora, come si fa per non essere lenti o indecisionisti? Secondo me si fa solo in due modi: o si semplificano, o peggio, si azzerano alcune norme, oppure si, diciamo, trova un equilibrio ragionevole tra la primazia di una materia e la responsabilità di avere a che fare con quella materia. Faccio l'esempio della sanità. Ecco, faccio Se l'esempio perché la stiamo perdendo, nel senso di la costruzione è la molto sanità è complessa. materia delle regioni, Sì. non si può dire che se il lunedì va bene è merito delle regioni e se il martedì va male è colpa dello Stato. Perché se va bene, se il merito delle regioni c'è il lunedì, la colpa delle regioni c'è il martedì e così via. Quindi siamo indecisi, nell'ultimo mese siamo meno decisi, sì, però mi creda, è molto complicato. Lo capisco. Mettere insieme le cose. Senta, io ho due domande perché siamo già a 42, voglio lasciare 10 minuti almeno per i colleghi. Molto un sì o no? Lei teme l'arrivo di una nuova ondata a settembre, Sì, ottobre? Sì. sì. Ok, allora, nel caso di questa nuova ondata che è un po' davvero dura da immaginare, sarà molto dura anche da organizzare. Lei non pensa, e chiedo un atto di onestà, che forse, diciamo, l'attuale costruzione politica che guida lo Stato, diciamo la coalizione, più che altro è una costruzione politica più una coalizione, la differenza non è poca, vada a un certo punto rafforzata. Cioè, in qualunque paese, in una situazione del genere, persino in America, se non fosse diciamo la situazione così polarizzata, si arriverebbe a dire che bisogna fare o un cambio nell'esecutivo,
nel senso di rafforzarlo, non nel senso di distruggerlo, o ancora meglio avere necessariamente un governo a base più ampia di consenso che in parte include l'opposizione. A me sembra un buon senso, non è un problema di se siamo d'accordo o no, voglio avere la sua opinione. Io penso che possa esserci una ripresa della curva dei contagi, lei mi ha chiesto sì o no, io ho detto sì. Penso però che sarà molto difficile che ci si rigetti nel dramma di marzo. Quindi una ripresa dell'epidemia sì, una capacità di gestirla meglio anche, e forse anche una forza minore di quella drammatica di quei giorni e di quelle notti di marzo. E rispetto a questo, io tifo molto per la Roma. La Juventus ha vinto 7 campionati di seguito. Non riesce a vincere la Coppa dei Campioni. Per vincere la Coppa dei Campioni, avendo vinto 7 campionati di seguito con una squadra di calciatori straordinaria, deve comprarne uno ancora più bravo di quelli straordinari che gli hanno fatto vincere 7 volte il campionato. Se lo trova, è certo che lo fa. Forse vincerà la Coppa dei Campioni. Lei sa meglio di me se questi campioni straordinari ci sono per allargare la compagine governativa o no. Per me basta, devo dire, come giornalista trovo notizia per il fatto che lei dica se c'è un campione ancora più grande, perché no. Ecco, insomma, io finirei qui con una sola cosa che dobbiamo anche al fatto che il Centro Studi Americani, l'intervista a Fauci. Cosa le ha detto? Qual è stata la cosa più importante che le ha fatto, che le ha interessato dell'intervista al dottor? Stiamo parlando di Anthony Fauci. Io parlo una volta ogni 15 giorni con i miei colleghi degli altri paesi del mondo. Ci scambiamo esperienze, sinceramente ci scambiamo consigli, qualche volta ci scambiamo aiuti. Quindi non mi ha detto molte cose che non sapevo. Se posso, però poi lei dice che io sono buonista, mi ha fatto pensare ancora di più che con tutti i limiti dell'organizzazione del nostro Stato noi ce la siamo cavata bene. E che questo non è, purtroppo non è successo delle comunità che hanno un clamoroso e indiscutibile maggiore tasso di maturità democratica. E la spiega? E le delle comunità a maggior tasso democratico hanno fallito? Ma la spiego perché in quelle comunità dove la democrazia è assai più adulta si lascia troppo spesso all'iniziativa dei singoli la capacità di risolvere i problemi delle collettività, e non sempre i singoli ci riescono. Ecco, un'altra bella frase iconica del nostro straordinario commissario. Un suo amico mi ha detto che le ha consigliato, e chiudo, di essere un pochino meno, diciamo, antipatico, e invece secondo me essere antipatico le sta facendo bene, non pensa? E io ho risposto a quel mio amico che io da alcuni decenni sono così, e che non è certo il coronavirus in condizioni di cambiarmi. Va bene. Allora io chiedo alla regia di passare la regia, credo, ai colleghi la parola, e io resto ad ascoltare tutti voi. Grazie. Grazie. Abbiamo credo Matteo Roselli, che è un giornalista, voleva fare una domanda, se non sbaglio. Ditemi dal centro studi, mi aspetto una risposta, per favore. Posso darvela io? Credo che...
Dottoressa Annunziata, non l'abbiamo sentita perché il suo microfono è in mute. Ecco, adesso sì, adesso no. No, dicevo che Rosselli è di Ital Press, quindi Ah, ok, non, lo per vedevo aggiungere online. questa, sì. Ecco, forse abbiamo Lorenzo Attianese che chiedeva di fare una domanda. Dovrebbe attivare l'audio però, altrimenti non la sentiamo. Da audio broadcast. Ecco, ci sei. Lo vediamo, ma non lo sentiamo. Microfono. Chiedo a Lorenzo Attianese, purtroppo non posso farlo io da qui, dovrebbe fare audio broadcast dipende se ha un Mac, da Communicate oppure nella barra degli strumenti in basso. C'è un telefono, un piccolo microfonino. Oppure la scrive. Oppure la scrive, sì, esattamente, in chat. Si sente nulla? No. Sentite adesso? Sì, adesso sì. Grazie, scusate, ce l'ho fatta. Sono rapido per non rubare il tempo anche ai nostri colleghi. Volevo chiedere al commissario, salve, buonasera a tutti. Due cose molto rapide. Una è sulla app Immuni, perché non se ne parla più. Volevamo capire che percentuale c'era stata di download finora e perché, insomma, era stata annunciata una grossa campagna informativa. Magari c'è stata, però insomma, in qualche modo mi sembra, ci sembra di avere almeno a tanti miei colleghi, di avere la percezione che non stia andando come doveva da un punto di vista dei numeri e se sta producendo anche dei risultati a questo punto. E poi un'altra è quella recente, anche se insomma riguarda il Covid e quindi in qualche modo anche il commissario, che è quella sui nuovi focolai. E lui, insomma, cosa ne pensa del fatto che ci si chiudono le frontiere? E Speranza ha appena annunciato che ha chiuso le frontiere ad altri, mi sembra, 18, insomma 13 o 18 paesi, comunque tanti altri paesi, per il rischio di nuovi focolai importati purtroppo dall'esterno. E in qualche modo lui, come struttura commissariale, cosa potrebbe fare? Potenziare gli aeroporti da questo punto di vista, per esempio? Grazie. Allora, l'app Immuni non ha per ora raggiunto i target che si immaginavano all'inizio. La campagna di comunicazione c'è e continua ad esserci. La principale delle ragioni per cui questo è successo non ha a che fare con l'app né con la campagna, ha a che fare con la fase del ciclo di vita dell'epidemia che stiamo vivendo, che trova una, come dicevo prima, una qualche forma comprensibile ma non condivisibile di rilassamento generale. Però c'è, va avanti nei download, ci servirà molto, io credo, a partire dall'autunno. Allora, guardate, sui focolai, noi combattiamo con un nemico invisibile e già sconosciuto. Oggi combattiamo con un nemico che è ancora invisibile ma è parzialmente conosciuto. Il fatto che ci siano dei focolai purtroppo resterà fino al vaccino. Al crescere dei focolai la situazione diventerà più problematica, ma riconoscere in un tempo ravvicinato e trattare in un tempo altrettanto ravvicinato i focolai come prima non eravamo capaci di fare,
ci può permettere di gestirli. Poi in queste ultime due settimane avete visto che la capacità di riconoscere la presenza di un virus in una comunità che chiamiamo focolaio è una capacità, grazie a Dio, quasi immediata, e quindi l'abilità nel trattarlo ci consente due cose: di non fare danni devastanti a quella comunità, ma evitare che si diffondano, che si moltiplichino. Dobbiamo continuare così, però dobbiamo anche fare i conti con il fatto che il nemico resta invisibile, quindi noi stasera non lo sappiamo domani dove ci sarà un focolaio, e dobbiamo fare i conti con il fatto che se i focolai si moltiplicassero esponenzialmente c'è un problema non uguale a quello che avevamo a marzo, ma molto maggiore di quello di queste settimane. Per questo non ci dobbiamo rilassare troppo. Scusi, da parte sua, lei vede delle modalità di intervento, per esempio negli aeroporti, per quanto riguarda il monitoraggio, quello che già avviene, una fornitura di maggiori DPI in qualche modo? Assolutamente sì, nei limiti mi lasci dire, dell'ammissibile, perché far fare il test sierologico al cittadino straniero che sbarca in un aeroporto in Italia, se il cittadino straniero non se lo vuole fare, è complicato. Non è complicato per niente dotarlo appena arriva di una mascherina, cosa che già sta succedendo, e non è complicato per niente dotarlo appena arriva degli strumenti di sanificazione, come sta già succedendo. Se però nell'aeroporto dal quale parte qualcuno verificasse se è contagiato e lo fermasse, noi gliene saremmo molto riconoscenti. Grazie. Lei. Allora, c'è qualche altro collega che vuole intervenire? Sì, ecco, abbiamo Riccardo Angelo Ronconi, appena collegato con l'audio. Prego di fare la domanda, se vuole. Buonasera. Può darci una sua previsione su quello che sarà l'evolversi della situazione? Perché ci sono diversi pareri discordanti, sia nell'ambiente scientifico che politico. Qual è la sua previsione? Tra i requisiti fondamentali richiesti a chi fa il mio mestiere c'è quello di non fare previsioni, ma c'è quello di attrezzarsi a qualsiasi situazione si verifica, senza che ciò sia possibile comprenderlo. Quindi la mia unica previsione, che non è una previsione, è che noi siamo molto più attrezzati di 3 mesi fa, quanto a strumenti sia di protezione che di attrezzature medicali. Siamo più capaci di intervenire tempestivamente. E basta. Voi sapete che intorno alle sarà interessante, quando tutto questo finirà, che qualcuno di voi o di noi metta in sequenza le cose che categorie di cittadini assai più avvedute di noi hanno detto col passare dei giorni sulla natura, l'evoluzione e l'epilogo di questa epidemia. Scopriremo che nessuno, come purtroppo è in grado davvero di fornire altro che linee di tendenza. Grazie. Ancora 2 minuti, non so che... Scusa, tu per chi sei, Riccardo?
Eurocomunicazione. Va bene. Ci sono 2 minuti? C'è qualcuno dei colleghi ancora iscritto? Matteo Rosselli, ci sei? Ci sono delle domande. Esatto, stavo per leggere la domanda in chat da parte di Giuliano Bormioli. Buonasera, di Giuliano Bormioli, Agenzia Nova. Vorrei chiedere al commissario conto dei tamponi. Questo perché alcune settimane fa era stato annunciato che si sarebbe arrivato a giorni a 90.000 test al giorno, ma da allora non si è superata quota 55.000. Grazie. Le regioni italiane hanno, da quando lo abbiamo annunciato, la possibilità di fare 92.000 tamponi al giorno. Li abbiamo dotati dei tamponi, dei reagenti per estrazione, dei reagenti per amplificazione, dei kit. Abbiamo scollinato la polemica di maniera che affermava che il commissario gli dava solo i cotton fioc e non gli dava i reagenti. Ci siamo confrontati con il mercato e siamo riusciti con fatica ma soddisfazione a distribuire oltre 11 milioni di reagenti di estrazione e di amplificazione. Quindi le regioni, se vogliono, possono fare 92.000 tamponi al giorno. Confermo che ne fanno 50.000. Visto che abbiamo una facilità di utilizzo delle comunicazioni elettroniche, secondo me bisognerebbe chiedere a loro perché ciò accade. Perfetto, grazie. C'era da Ask News Giovanna Turpini, voleva fare una domanda, solo che non l'ha più scritta, quindi non so se riesce a mandarla adesso, altrimenti... poi credo che il tempo a disposizione sia terminato. Altrimenti manderà una lettera al commissario. Ah, eccola qui, è arrivata. 239 scienziati hanno sollevato il problema coronavirus airborne. Come accertarsi impianti ventilazione di riscaldamento nelle scuole? Ecco, forse la leggo scritta in maniera sintetica. Come ci si può accertare degli impianti di ventilazione e riscaldamento nelle scuole per la sicurezza, suppongo. Come voi sapete, noi abbiamo un comitato tecnico scientifico di cui tra gli altri il commissario si avvale, che riunisce le menti più illuminate della scienza medica italiana, e io ho con loro un rapporto quasi quotidiano. Non li ho mai chiamati scienziati e li chiamo con devozione sapienti. Penso di aver risposto. Bene, le domande da parte della regia terminano qui, quindi lascio a voi la chiusura dell'evento. Scusate, posso solo chiedere una cosa perché l'ho persa, chiedo scusa, se ho un secondo, volevo chiedere una cosa al commissario. Lei prima ha parlato, però probabilmente perché l'ho persa io, si è parlato di adeguamento, no, delle strutture di una metà tra i banchi e altre suppelletti, strutture che vanno adeguate per la fase dell'emergenza dopo dall'inizio del nuovo anno scolastico. Più o meno ha dato una cifra? No, allora tutte le strutture vanno adeguate. Per semplificare molto, ci sarà bisogno di garantire un distanziamento di 1 metro tra le cosiddette rime buccali degli studenti. Ci sono delle scuole attrezzate, ci sono delle scuole che dobbiamo attrezzare. In funzione di questa somma, chi è già attrezzato e chi noi attrezziamo, si dovrà capire se e quanti spazi incrementali serviranno. Quindi non si hanno ancora delle cifre precise su quanti, per esempio, quanti banchi vanno acquistati, per esempio? Ma noi abbiamo una stima, e cioè noi cominciamo e speriamo finiamo di dover comprare il 40, massimo 50% del totale dei banchi. Scusate ancora. Bene, io ringrazio
credo è finito il nostro tempo. Grazie commissario, grazie colleghi, alla prossima. Grazie a lei, grazie a tutti, buonasera, arrivederci. Arrivederci. Buonasera. Grazie.